Dopo la lettera aperta del presidente Pippo Callipo, dove ha spiegato le motivazioni del ritiro dalle competizioni sportive della sua società, Vibo e tra i tifosi si respira tanta amarezza per una decisione arrivata solo pochi giorni dopo i festeggiamenti per l'ultimo successo della Volley Callipo. Il servizio è di Pino Guglielmo. È stato come un fulmine a ciel sereno. Ieri pomeriggio ho ricevuto la chiamata del vicepresidente Filippo Maria che mi comunicava questa decisione da parte del presidente della società. Non vi nego che c'è stato silenzio tra le due parti perché è una notizia che ci ha sconvolto. Poi parlandone anche con i soci del club c'è stato uno scoramento totale perché fino a qualche giorno fa stavamo festeggiando insieme alla società, alla squadra, allo staff e poi questa notizia di pomeriggio ci ha scioccati completamente. Quartier generale della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Questa mattina abbiamo avuto modo di scambiare due parole con il presidente Pippo Callipo, ma non ha voluto lasciare davanti alle nostre telecamere nessuna dichiarazione. Si attiene alla lettera aperta inviata ieri agli organi di stampa e per conoscenza alla Lega. Nel comunicato stampa si legge che una serie di congiunture economiche fanno sì che per quest'anno la società non possa iscriversi al campionato. Il presidente ha sottolineato che c'è un'azienda da tutelare, ci sono oltre 500 dipendenti, bisogna pensare prima a loro. Ci auguriamo che ci possa ripensare il presidente, l'amministrazione è molto vicina su quelle che sono le proprie possibilità. È una scelta motivata. Che motivata in quel modo, per come abbiamo letto, è una scelta che bisogna condividere. Se dovesse mettere a rischio centinaia di posti di lavoro, è un atto dovuto da parte del presidente, da parte di un buon imprenditore.